Benvenuti ragazzi, sono Stulo e oggi siamo in questo terzo episodio del Road to Rank Legend di Hearthstone. È iniziato un nuovo mese e come tutti sappiamo con l'inizio del nuovo mese si ha annullamento del rank ottenuto il mese precedente. Infatti, come potete vedere, sono al livello 22 quando prima ero al 17. Inoltre, arrivando almeno al livello 20, sbloccherete un nuovo dorso delle carte. Quello della scorsa stagione è questo, Ninja, che non uso perché preferisco questo. Quindi, ritorniamo a noi e andiamo con la prima partita ranked di oggi. Ovviamente sempre con il nostro amatissimo Face Hunter. Perfetto. Primo avversario trovato. E speriamo di continuare la feed di vittoria che era 5 su 5. In teoria adesso qua dovrebbe essere anche abbastanza semplice in quanto siamo a rank più bassi. Comunque buona mano. Scartiamo questo che non mi serve. E vediamo cosa peschiamo. Salute a te. Salutiamo anche noi. Salute viandante. Viandante. Primo turno giocherei il Tessitera. E passerei. Vediamo un po'. Ok, evoca un totem casuale. Okay, quello che cura di un punto salute, un servitore casuale durante il turno. Evocherei i ragni e andrei diretto da Bon Face Hunter. Dai, voglio la sesta vittoria, cappotto, tutti a casa, brindiamo, festeggiamo, siamo bordello, minchia, perché festeggiare è l'emblema. Potere eroe e questo e andiamo diretto. Solo totem quello lì, però mi sa che è meglio che glielo distrugga, o forse ok, taunt per forza qua. Invece no. Vediamo un po'. Si potrebbe andare di questo più la furtività. Sì, andiamo di golem arcano più furtività e andiamo diretto. Modo molto easy. E arriva a 15 HP. Già metà vita è andata. Adesso dobbiamo soltanto aspettare. E fra due turni avremo in mano 5 di danno. No, 10 di danno. Fa più 3 di attacco del servitore. Aia. Questo è forte. Fa anche parecchio male. Parecchio male mi ha fatto. Ok. Giocherei questa. E questa in faccia. E ovviamente si vince 6 su 6 6 su 6 la seconda partita, secondo avversario di oggi trovato. Siamo contro uno stregone. Bella tessitela in prima mano, vuol dire partita vinta. E togliamo questo. Oh, finalmente ha scelto la sua mossa da fare e ne evochiamo il test di tela. Vabbè, non mi lamento e proseguiamo. Ok, sta muovendo qualcosa, è ancora vivo, è vivo, attenzione. Quindi questo qua non lo evoco perché poi evoca il Neurbiano ed evoco nostro servitore con furtività e attacco con il pin e poi diretto con i servitori. Non fa già più niente. Legge 2 di danno. Evocherei questo più il pin e poi diretto.
e c'è già 17 HP. Si sta avvicinando anche la sua disfatta. Musica epica in sottofondo. Due volte preparandolo di morte. I don't care. Ok. Adesso però mi interessa. Adesso siamo un po'... è a merda. Ok. Vabbè. Carica. No, teniamocelo questo. Un turno resistiamo e poi il turno dopo proviamo pure a vincere sta partita di merda. Perché è da vincere? 7 su 7 la voglio. Mi distrugge i servitori. Fatto bene. Attaccami diretto, Khan, attaccami diretto, bravo. E così 3 mi muoiono. 8 HP. Che se non è proprio un bene che siano morti, anche perché c'avevo i cani che sarebbero potuti essermi molto utili. Lui c'ha solo leggendarie nel mazzo. Solo leggendarie. Allora. Questo qua, ok. Ok, questo, che fa sempre bene. Quelli li muoiono, quindi vado diretto. 6. Ok, lo lascio a 3 HP e vinco il turno dopo. Lasciamo 3 HP e vinco il turno dopo. Easy-o. Anche perché mi basta solo un suo attacco diretto per vincere. Perché ho il segreto. Perfetto. Easy. E ne farei un'altra. Siamo contro... un mago. Tessitela subito, può essere via tutte. Un tessitela subito mi agevolerebbe il lavoro. No, vabbè. Non è sempre Natale. Adesso aspettiamo che... Ok, 3 carte ha cambiato, come me anche lui. Vuol dire che una buona ce l'ha in mano. Niente. Passiamo il turno. Lui... subito la moneta. Vediamo. Perché? Allora, mostra che ci sta, diciamo, anche perché il mago si basa molto sulle magie. Però io non l'avrei fatto. Tipo adesso qua pesca due carte, attacca, finito, cioè. Però, io non l'avrei fatto, sinceramente. Poi vediamo un po' la sua strategia. Bestia casuale, taunt, e andiamo diretto col nostro ragno. Vediamo la sua mossa. Fireball. Pam pam parabam. Param pam parabam. Param pam pam parabam. Beh, ho giocato Fireball, io giocherei questo più il pin. E andrei diretto. Parapam parabam. Come lo posso distruggere? Direi con l'arma. E questo. Con l'arma distruggo quello e poi vado diretto. Col servitore. Beh, partita equilibrata. Forse leggermente in vantaggio lui. Uno danni magici. Face mage, cioè uno danni magici, scusa, ma e lo tiro giù per evitare problemi con fireball e con robe varie. E andrei tutto in faccia. Ok, l'avrei fatta anch'io la stessa identica mossa. Tutte robe OP a lui, però. Vabbè. Io tiro giù perché due danni casuali sono troppo tanti.
Perfetto, qui se il segreto è... Ok. Tiriamo giù il Gesù e attacchiamo in faccia. 10 HP, ah, 10 HP. Dai. Eccola. Questa... Ci avrei scommesso qualsiasi cosa che se l'aveva in mano. Però... Rischio del Facehunter. Minimo mi distrugge tutte e due. Vabbè, pin e passiamo il turno. Dobbiamo sperare nella carta giusta, quella che infligge 5 di danni se controlliamo una bestia. Così abbiamo vinto. Mi sento indisposto. Ho le migliori offerte sul Ok. mercato. C'è una già pesca una carta. Infligge... No, mi ha congelato. Che cane, che cane. 2 di danno, andrei in faccia. Faccio così. attenzione, attenzione. Se c'è una fireball in mano, vince. Se c'è una fireball in mano, vince. Sti qua, cambio, non cambio, non cambio niente, vocarli. Passerei il turno. Se c'è una fireball, abbiamo perso. Beh, non mi attacca, però. Potevo vincere. Se tiravo i segugi. Potevo vincere. Mamma mia, che fail. Adesso ho perso, per forza. Cioè, riesce a togliermi 3 di danno con quello che c'è in mano. Sta provando, ma... La vedo buia. È veloce a scadere tempo. Non ci credo, vinto. Non ci credo, vinto. E si dice anche questa. 8 su 8. È già a livello 20. Comunque io chiudo questo episodio ancora pieno di vittorie. E vi saluto e vi ringrazio per la visione. Commentate, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E ci rivediamo in un prossimo video. Bella!